Certo, attento alla macchina. Dimmi, perché ci sta questo cosino qua? Questo cosino qua serve... Perché questa è una TV papera. E questa è una TV, cosa diceva signora? È una TV? Papera. È una TV papera, infatti la nostra è la TV delle papere. E tante ne vedrete questa sera, più tardi. Mercoledì alle 23.30. Giovedì alle 20.30. Giovedì alle 20.30. E terza replica sabato alle 14.30. E terza replica sabato alle 14.30. Brava, grazie. Ma ti rivedrai? Certo, spero. Ricordatevi, Antenna 3, il nostro programma si chiama Tutti e Tutti in questo momento è rappresentato da lei, che si chiama? Emma. Emma, che bel nome. Hai visto? È bellissimo. Vi è offerto da La Dolciaria Stabiese, produzione artigianale giornaliera, aperto tutta la notte a Castellammare, in via Bonito 41. International, anzi National, siamo a Reggio Emilia, anzi a Ferrara, insomma siamo nel centro nord Italia, come vedete, dove sono installati i parcheggi per le motociclette, nonché per le biciclette, per chi preferisse pedalare, non consumare benzina ed essere ecologico. Vogliamo vedere cosa ne pensano i cittadini di questo posto, di questa iniziativa, cosa ne pensa di questi parcheggi per le moto che sono stati installati qui? Beh, una parte sono buone, ma un'altra parte credo che... Non vedo mai i mezzi fermati. Vabbè, ma è un giorno che l'hanno messi solo. Sono 3, 4, 5 giorni. No, no. E degli alberelli invece cosa ne pensi? È buono così, buono. E viva il rinverdimento della città, per i bambini soprattutto che respirano aria salubre. Cosa ne pensi degli alberi che sono stati messi in giro per la città? Un fatto positivo se durano. Cosa ne pensate di questi alberelli che sono stati impiantati in giro per la città? Qualcosa di buono a Castellammare. Evviva. Qualcosa di verde più che altro. Ma voi camminate a piedi o in bicicletta e motorino? Come di solito? No, di solito sempre a piedi oppure con il motorino, di solito. E con la macchina difficilmente. Ti fideresti di legare il tuo motorino lì nel parcheggio moto? Neanche per sogno. Vabbè, comunque è già una cosa che ci sta. Grazie. Grazie. Lui sulla moto. Lui sulla moto che... Cosa ne pensi di questa iniziativa degli alberi a Castellammare? Io penso che sia una buona iniziativa. Tutto qui. E viva il verde! E viva il verde! Ma esci mai in bici tu? Io? No. Solo con la moto. Vabbè, allora quando ti fermerai la legherai lì sul parcheggio moto, la tua moto? Penso proprio di no. Perché? Temi che portino via anche tutta la cosa? Sì, credo proprio di sì. Va bene. Va bene. Buona passeggiata. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Grazie. Arrivederci. Ma sei, cosa sei tu? Io? Sono un ragazzo. È ragazzi. Ciao. E così abbiamo scoperto che non siamo a Reggio Emilia, non siamo a Ferrara, ma siamo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Bene, siamo contenti. Bene, bene, bene. Guardate i lavori che sono in corso. Sono ancora in fase di allestimento gli alberelli, lungo via Pietro Carrese. Intanto, Tutti International era a Sorrento quell'altra sera, a parlare con delle persone di Brescia. Vediamo questa intervista fatta al sotto scritto sotto lei, da dove vieni tu?
Treni. Brescia. Brescia. Sì. E siete qui in gita scolastica? Sì, esatto. Vi fanno impressione questi tatuaggi? No, no, non tanto, piacciono anche a me. Ce l'hai tatuaggi tu? Ce n'hai uno da farci vedere? I miei mi uccidono. Eh? I miei mi uccidono. Ti uccidono se ti fai tatuaggi? Sì, eh. Ma ci dicono, dicono che a Brescia i genitori siano più permissivi. No, i miei no sono sfigati. I tuoi no, perché sono meridionali i tuoi genitori. No, anzi proprio. Di dove sono? Mia mamma viene dal Trentino, mio papà da Brescia. E quindi sono polentoni pure loro, cioè sono del nord. Sì. E tu invece hai qualche tattoo? Non hai nessun tatuaggio. I tuoi genitori di che origini sono? Brescia. Non lo sai, non te lo ricordo. Ah. Oh, guardate che smalto! Guardate che smalto! Mi sembra uno scemo, mi sembra tutta una palla questa e mi sto rompendo le balle, non è incredibile. Ti giuro che non ho capito quasi nulla, a parte che sono scemo, cosa hai detto? Questo posto mi fa cagare, mi sto rompendo in maniera incredibile. Ma ti fa cagare perché c'è poca gente o perché non ti piace il locale? Tutte e due. Tutte e due le cose. Però io ti vedo un po' incazzata. No. Sì, dai, dai, mi urli dalle orecchie, ma... Dov'è il tuo fidanzato? Non ce l'ho. Non ce l'hai? Però ci vorresti che ci fosse. Fatto certo. Certo. È per questo che sei incazzata, perché vorresti che ci fosse e non c'è. No, ma... Però è nervosa perché muove l'alberello. Tu invece sei incazzata, no? Ti vedo più tranquilla. No, sono incazzata. Anche tu? Sì, eh. Ma anche tu sei di Brescia? E i tuoi genitori di dove sono? Ma mia mamma è da Roma. Eccola qui, è meridionale, poi? Mio padre è da Brescia. E com'è che si sono incontrati mamma e papà? Tuo padre è andato a Roma per lavoro, eh? No, sono andato in discoteca. In discoteca si sono conosciuti. Pensa, tu potresti incontrare tuo marito qui stasera, ti rendi conto, a Sorrento? Magari. Buongiorno a tutti. Adesso intervistiamo Daniele. Allora Daniele, dai fatti coraggio, è su. È timido poverino. Devo confessare che essere intervistati non è proprio divertente come intervistare, perché ci si imbarazza un po'. Devo dire che sono un po' imbarazzato, sì. Ma sì, lo sei bellissimo, dai, dai, che grazie, poi avrà un giro di ammiratrici molto più vasto. Comunque, una domanda che mi sorge proprio spontanea. Come avete cominciato a fare questo programma? Questo programma è nato, è il frutto di lunghissimi progetti, anni e anni di ricerche per una televisione... Non è vero niente. Forte. La realtà è che fin da bambini noi, quando avevo tipo 7-8 anni, mi inventavo le televisioni, facevo finta di essere di una televisione. Un po' come stasera non sto facendo finta perché ho cercato di dimostrare che siamo su Antenna 3. Però facevo finta di essere di una televisione, andavamo a intervistare i cantanti. Una volta ho intervistato Eugenio Bennato. Davvero? Sì. No, non dici una bugia. No, veramente. Wow! Però... Non ci posso credere! Ho intervistato Eugenio Bennato e anche Tony Tammaro. Conosci Tony Tammaro, no? No. Comunque. Che ti ridi? Cosa? Oh. Tony Tammaro era famoso, adesso un po' meno, cantante napoletano. Una volta c'era una manifestazione, io mi sono fatto un tesserino finto, sono andato al Palatenda Partenope a Napoli, sono arrivato tutto sparato, normalmente mi hanno bloccato, io ho detto sono di tele, non lo so, Teleamici, non lo so che cosa. Sono entrato e poi sono riuscito ad intervistare. Bravo, bravissimo. È cominciato così la sua carriera. E mo. Ah, lei legge la mano. Lei legge la mano. Famosa. La mia mano. Aspetta che... Adesso Celeste leggerà la mano a Daniele. Questa è la linea della vita. Sarà molto non tanto lunga, scherzavo, allora. 20, 40, sui 50 anni al massimo. Questa è la linea del cuore. Hai avuto delle delusioni, ce ne avrai molte. Da qua a partire da... Boh. Comunque c'hai molte delusioni. In amore sei una persona molto egoista, non ti lasci condizionare da nessuno, non ti fidi di nessuno, sei un po' stronzetto. Sono come sono? Un po' stronzetto. Allora, i figli... Però simpatico. Figli, avrai 4 figli, 3 maschi e una femmina. Grazie. La linea dell'amore, allora vediamo, tu avrai...
due grandi amori, ma grandi, grandi, grandi. E però questi qua dopo tu fai le corna. Non sta bene. Non va bene. Ah, non sei un tipo fedele, eh? No, 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 sono fedelissimo. È grave, è grave. Mi chiamano Fido. Fido, Fido un corno, perché qua... No, qua si vede che proprio tu tradirai la tua tipa proprio pienamente e dopo sceglierai l'altra tipa. Allora, soldi, situazione non molto bella, però andrai avanti. Cioè, ti riprenderai. Poi, la linea del destino è stata segnata, quindi il tuo destino è già segnato. Non so, se tu diventerai famoso o no, non si sa, perché è già segnato qua. Non ho detto niente praticamente. Questo programma cosa prevedi? Ah, non lo so, speriamo che vada in onda dappertutto, così posso vederlo. Sì, esiste. Secondo me sarà un gran successone, ma grande, grande, grande. Ci sei tu, Silvia? Sì, mettilo in bocca. Allora, c'è anche la linea della felicità? Io non ce l'ho, pensa un po' te. Quindi non sono felice? No, molto, sei felice, molto. Certo. Questa qua, sei una persona abbastanza ottimista. E basta, credo. Ah, vediamo questo. In questo periodo ti sei un po' stancando, perché devi riposarti un po'. Comunque vediamo, non sei una persona che racconta balla. E nonostante tutto, anche se sei un po' egoista, crede nell'amore. Provate a impiegare dietro. Ecco, un triangolo qualcosa, come ce l'ho io. Fatta son brava. E qua sei una persona sincera. Bella, brava. Bello, bellissimo. Bene, io non ho capito una cosa. Dico le palle o sono sincero? No, sincero, sincero. Un saluto da Sorrento. Io domani parto e continuate a seguire il programma perché è bello, molto bello come programma. Saluto a tutti, un bacio, ciao. Dice, mangia insieme a noi tutte robe qualità, vieni e mangia con salute, caci e nanna ma gamba. Molto bene. Ma sapete che state disturbando la trasmissione? Pure, ma mi manata contro la pensione. Che la camera ci viene allora. Lucca di per mezzo noi, ma mi manata contro la pensione. Camera ci a te, dici tu andiamo. Noi siamo i padroni di casa qua. Hai ragione, noi siamo gli ospiti. Sei un intruso. Ci vuoi cacciare via? No. Lui mi ha fatto rompere una mano perché sparla di tutti e con tutti. Già ieri sera i gorilla e Andreotto mi hanno vegliato. I gorilla e i prota, hai tarusso a Rucco Dio. Lui ha detto solamente per cercare di giustificare, non lo so dove sta, non lo so. Ah, non lo so, è vero, capì? E guarda che mi hanno combinato. Mi hanno scassato una mano, per colpa tua. Ma è rotta veramente? È rotta veramente, me l'hanno rotta. Quando non me la rompe, lui ci pensa. Veramente, non è rotta, è ammaccato. Ci pensa qualche altro. Guarda, accendiamo anche la luce per vederla ancora meglio. È ammaccato. Sto tutto rotto per colpa sua. Quando non me lo rompe lui, il braccio, me lo rompono gli altri. Siamo pronti, abbiamo finito. A più tardi. Ciao. Grazie. Ciao, grazie, grazie. Saluto per gli amici della nostra trasmissione. Auguroni a voi tutti. Qual è la trasmissione? Come si chiama? Tutti, l'ha detto. Non lo sapevo, ma l'ha detto. Pulcino. Sono senza. Senza la nostra mascotte, senza il nostro Pulcino non possiamo ascoltare, vediamo solo. Ti piacerebbe vederti così? No. No. E allora abbiamo bisogno del nostro Ciccio, però ogni tanto ti verrà a trovare. Va bene, però si chiamerà sempre Ciccio. Sempre Ciccio, da oggi e per sempre. Qua. Allora tu sei qui? Quindicesima, ma noi stiamo qua, no? Cioè tu sei qui? No, a dopo di questo, vedi, stiamo nel Salvatore. Stiamo nel Salvatore. Bar, e tu dove sei? Qua. Rossella. Quindi c'è ancora tutto questo? E noi dove siamo? Perché dovete entrare anche voi in scena? Dobbiamo entrare anche noi? Dobbiamo entrare? Io penso che un'entrata me la farò, però. Entreremo, io ho detto, entreremo. Non so quando, ma lo faremo. Vogliamo introdurre la presentatrice, o meglio, vogliamo presentare la introduttrice. Ciao. Mi avete beccato, non mi volevo far beccare. Ti abbiamo beccato. Beccato. Come ti chiami? Cristina Grimaldi. Cognome? Grimaldi. Già l'ho nome? Detto. Cristina. Pensavo che Cristina Grimaldi fosse il nome. No.
Cristina, Cristina è il nome e Grimaldi è il cognome. Bene. Devo dire sì. Che il nostro è un dialogo ad alto livello culturale, come vedo. No, ma a parte gli scherzi, hai fatto un corso di presentatrice? No, veramente mio padre che mi fa da maestro. No, da me. Mi fa da raccomandatore? No, mai da raccomandatore. Le raccomandazioni non sono il mio forte. E beh, lui mi insegna cosa bisogna fare in questo che campo. Che lavoro fa tuo padre? Lavora nel campo? Sì. Non cosa fa. Coltiva? No, nel campo, voglio dire, artistico, ecco. E prima l'abbiamo visto, è Ciccio e Lello, sì. Chi dei due? I comici, Lello. Lello, sarebbe sì. Il crocodillo. No, beh, l'altro. 50% di possibilità, sbagliato. Che ti ridi, l'operatore ride ogni tanto. Vedo che sei molto spiritoso, comunque. Sì, volevo fare una battuta su quello che hai detto, ma è meglio di no, poi la faremo in privato. Va bene. Comunque, complimenti. Grazie. Per la trasmissione. Cosa devo fare con questo? Va bene, abbiamo fatto un cambio. Passaggio del testimone a Eva Grimaldi, Cristina Grimaldi. A Cristina Grimaldi per voi per 12 minuti sul vostro teleschermo. Vedete come sono carina, con la paperetta. È carina e io voglio sapere una cosa, con chi ti metti a parlare? Con chi ti metti a parlare? Io sono di scie. Non credo che sono due scemi. Grazie. Grazie, ciao. Come si dirisce? Perché fate così? Si dirisce, vicino a un rato. Ma lei è un attore? No. No, ma si dirisce. È un attore, non baci giù. Eh? Non baci giù. Cosa? Non lo baci giù. Che cosa? Niente. È il niente, si può fare. Pozzi c'è una cosa. Ne avete detto già molto. Primi riferisci, poi si metresci. Bravo, simpaticissimo, come ti chiami? Io sono il tormentone. Quelli che mi sentono e mi vedono. Io era ex tormentone. Fra poco inizia un'altra volta il tormento, non ti preoccupare. Ti posso confessare una cosa? All'inizio del tuo passaggio ci ho creduto, mi sono anche un po' preoccupato, però poiché noi siamo audaci, ci siamo lanciati. No, il tormentone è una cosa seria, in effetti io sto scherzando. Facito passare che sei lui, è stato talmente bravo, vi giuro che è stato capace di aumentare il mio battito cardiaco di almeno un battito al minuto. Però adesso vedo che è una persona tranquilla e ci possiamo dare. Che ci vogliamo dare? Ma ci rubaremo. Un'altra della staff, come ti chiami? Virginia, che bel pulcino! Perché ti chiami Virginia? È il nome di mia nonna. E tuo nonno come si chiamava? Avama? Non lo so, non mi ricordo. Non si ricorda il nome del nonno? Tua madre? Mia madre, Michela. Tuo fratello? Ce ne ho tre, dipende. Va bene, il tuo albero genealogico alla prossima puntata, piuttosto questa sera cosa fai? Io sono una collaboratrice, aiuto insieme a Rossella Ciccio e Lello. E poi altre volte faccio anche l'indossatrice di abiti da scuola. Grazie, grazie. Una collaboratrice. Ci abbiamo proprio delle belle ragazze, vero? Nello staff. Devo dire che lo staff è veramente ok. Siamo per fare una cosa molto audace. Se non saremo cacciati via questa volta, non so quando saremo cacciati via. Comprate la cassetta. Diamogli una mano. Vi chiediamo proprio veramente per se ci volete bene, acquistate la cassetta di Ideca. Grazie. Saremo Ideca, arrivi tu. No, non ho capito che è un intuito. Siamo dello staff. Siamo della staff. E che staff fate voi, scusate? Quella del microfono. Quella che fa la staff del microfono. Sì, ma colpa sì. Arrivederci! Già dentro Robi Scalca! Arrivederci! Aia! Guerra all'ultima telecamera. E dopo questa fu così che ci cacciarono via da tutte le televisioni del mondo. Avete fatto questa sortita. Siete proprio bravi. Meritate un Oscar da bagno. Un Oscar della sortita.
Basta. Non ho più energie. Dopo questa cosa devo dire che l'adrenalina prodotta... La voce del regista. Approfittiamo. Prima era la voce del regista, adesso è la faccia del regista. Gerardo Tedesco, il regista multimediale. Ripartiamo di nuovo, facciamo rientrare le due vallette per la pubblicità, sì. Le richiami di nuovo? No, le richiami? Ah, le richiami. Va bene? Sì, va bene. Bene. Di dove sei tu? Castellammare. Provincia? Di Napoli. Non è di Stabia? Provincia di Stabia, Castellammare, provincia di Stabia. Castellammare, provincia di Napoli, Castellammare di Stabia. Sono un po' confuso, comunque non ci interessa la geografia. La prossima volta impareremo. Ribalzeremo meglio la situazione. Non credo. Che cosa? Ha detto non credo, gli ha dato un monito. Ha detto non credo. Cosa c'è tra voi? Dai, diccelo. Non si sa. Come non si sa? Non si può dire. Non avete ancora capito bene i vostri sentimenti. No, sono gli altri che non dovranno mai capire per bene qualcosa. E neanche il nostro Pulcino è riuscito a capire nulla. Probabilmente. La prossima volta. La prossima volta forse ci riusciremo. Questo sarà il motivo per il quale ci dovrete rivedere nella prossima puntata. Come ti chiami, scusa? Alfonso. Tu? Bianca. La prossima puntata, forse. Vabbè, tanto abbiamo altre 2000 puntate, come una soap opera, no? Scopriremo se i due... Deca. Il Deca. Se i Deca, i Deca 2, se i due Deca, se i due Deca, due Deca fanno i 220. Mentre il centro mercato... capito? Basta, non ci sono più parole. Sono è stato veramente un piacere. Cioè poi ci dirà, ci dici cosa c'è fra voi? Cosa c'è fra voi? Diccelo prima di andare via. Dai, la mandiamo in onda alla centesima puntata. Non si può sapere. Questa è una domanda da 1 miliardo. Ma tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai. Come no? Non lo sa. Ci stiamo riuscendo, stiamo facendo incavolare il conduttore. Ce l'abbiamo fatta. Fra un po' ci caccerà via e noi quando ci caccerà via saremo felici, perché vuol dire che vuol dire che rompevamo troppo. Che può voler dire? In onda la voce del regista. Farò una cosa per la quale forse ci pentiremo, non lo so. Aspetta, devo vedere la messa in onda appena c'è la telecamera in totale. Appena abbiamo la telecamera in totale. Cosa dice il regista? Sentiamo cosa dice il regista di questa volta. Se vengo domani mattina ti trovo. Però facciamo una telefono. No, posso fare la luce. Ce l'abbiamo. Questo è il nuovo ratto. Se lo vedo, non momento. Abbiamo con noi il ratto del letto. Ci autoilluminiamo. Ci autoilluminiamo. Questa volta il caffè. Abbiamo bevuto un caffè milanese questa mattina fatto da me. Arrivederci, alla prossima volta. Luce a voi. Salve. Cosa sta facendo? Saluta Sevish.
Stai buttando i pesci nella vasca. E se esce fuori, se il pesce va fuori d'acqua? I pesci sono nella cosa, ma noi siamo invece dei pesci fuori d'acqua. Concludiamo qui la nostra trasmissione non prima di aver parlato con loro. Quante sono sempre cosa? Ci sta uno con la telecamera che sta prendendo sul motorino. Saluto Tiziana. Buongiorno Tiziana, quante ore al giorno passi al bagno? Pronto? No, vogliamo sapere quante volte al giorno vai al bagno? Noi ci facciamo i fatti dei nostri telespettatori. Un attimo che non si sente. Va bene, non ci ho voluto dire. Tu quante volte al giorno vai al bagno? Più di una volta sicuramente. Più di una volta. E in questa... Rita, non facciamo finta di non conoscerci, noi ci conosciamo e diciamocelo. L'ultima volta che sei andata al bagno, quanto tempo ci è passato? Un mese fa. Come un mese fa? Sì. Un mese fa, ma per fare cosa in bagno? Tutte e due le cose, evacuazione e make-up. Ogni mattina. Ogni mattina. Quante volte al giorno mingi? Questa è una parola che ho cercato su vocabolario. Sei indiscreto, insomma. Ognuno mingi. Sì, facciamoci. Chi minge e chi non minge, ognuno minge per fatti suoi. Ebbene, finisce qui la nostra puntata. Quante volte vai? 7, 8, 10, dipende, se bevo molto, mingo molto. Bene, bene. Evacuo anche tanto, specialmente quando sono emozionato, mi viene da evacuare. Finiamo qui la nostra trasmissione, se vi è piaciuta scriveteci al solito indirizzo, se non vi è piaciuta scriveteci lo stesso, insultateci. Se non avete visto questa trasmissione non ci scriverete mai. Arrivederci alla prossima puntata, ricordate il mercoledì alle 23.30, il giovedì alle 20.30, il sabato alle 14.30, ciao! Attenzione spottino, versione terza, prima, adesso, quarta, prima. This is the mascot of the teleprogram. Tutti, guardate, tutti! Grazie, grazie, è venuto bellino, veramente. Grazie, grazie. Mi dispiace. No, lo rifacciamo. Pubblicità, quante persone? No, aspetta, aspetta. Quando sei pronto, parla sulla testa del pulcino. Watch it. E poi voi gridate, va bene. Okay. Aspetta, Ladies and gentlemen, this is the mascot of tutti. Guardate tutti. Tutti! Eccoci tornati a Castellammare, eravamo a Sorrento. Cerchiamo di capire cosa ne pensano i giovani sabbiesi di questa iniziativa degli alberelli. Cosa ne pensate del riverdimento della città, di questi alberelli che sono stati impiantati un po' in giro per la città? Ti abbassi qui, forse sentiamo meglio. Per gli abitanti di questo vasto è un fastidio, per il quale abita in questo vasto è un fastidio, perché prima c'erano i vasi, era più ordinato, adesso, a parte che hanno scassato un marciapiede là in fondo, vedi? Non so se lo sapete. Hanno scassato e non già hanno messo l'albero, che cazzo hanno scassato a fare? Vabbè, forse mancava l'alberello, lo metteranno poi, no? Si spera. E invece per quanto riguarda i parcheggi moto? Dove stanno? Dove stanno? Da qui in Piazza Sparta con un parcheggio per legare i motorini. E le biciclette? Custodito, infatti. No, è custodito dalle vostre catene di ferro e di acciaio. Vabbè, io non tengo neanche il motorino, quindi. Normalmente come ti muovi? A piedi col motorino, con la bicicletta o con la macchina? A piedi. Però un annuncio nazionale, se ti faccio il nome per la patente. Quando? Martedì. Va bene, in bocca al lupo per il tuo esame della patente. Mesdames, Messieurs, le disc-jockey Zach est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc-jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois.
Vuoi spegnere sta telecamera? Vuoi spegnere sta telecamera? Vuoi spegnere sta telecamera? Questo programma vi è offerto da La Dolciaria Stabiese, produzione artigianale giornaliera, aperto tutta la notte a Castellammare, in via Bonito 41.